Nel giorno dell'Immacolata il Città di Teramo ospita il fanalino di coda Morrodoro che dopo il KO contro la Turris ha deciso per il cambio in panchina. Andrea Natali subentra a Luca Campanile. I biancorossi di casa possono contare sull'entusiasmo ritrovato e una rosa puntellata all'alba del mercato che consente a Pomante di far fronte alle assenze di Calderaro, Milozzi, Cristofari, Ferraioli e Capitan Speranza. Prima da titolare per Petrarulo e Furlan, dalla panchina Covalonox e Censori. Fischia Costantini di Pescara. Prima della gara un minuto di raccoglimento e palloncini bianchi in cielo, il ricordo del giornalista Gustavo Bruno. Il Morrodoro parte meglio, ma non riesce a rendersi pericoloso dalle parti di Bozzi. Bisogna attendere 10 minuti, infatti, per la prima occasione del match. Petrarulo difende e si gira, Spinelli attento. I tanti errori tecnici da ambo le parti fanno scorrere la gara senza particolari emozioni, fino alla mezz'ora. Quando prima Furlan conclude da distanza siderale, palla che non si abbassa. E poi Spinelli salva sull'incornata sotto porta di Pepe. Il gol è nell'aria e non tarda ad arrivare. Al 34esimo traversone insidioso di Palumbo, Petrarulo lascia scorrere in favore dell'accorrente D'Egidio, che arriva con i tempi giusti e in sacca. Il Teramo sente il momento favorevole e si lancia subito a caccia del raddoppio, ma Spinelli vince ancora il duello personale con Petrarulo. Al 42esimo D'Egidio serve il rimorchio Palumbo, che dà al limite da solo l'illusione della rete. Tre minuti più tardi Antonelli ipoteca la vittoria, con una conclusione potente e precisa che si insacca sotto l'incrocio. Non può nulla Spinelli, all'intervallo è 2-0. Le immagini di Manuel Centurame ci portano dunque alla ripresa. All'11esimo Petrarulo, servito da D'Egidio, solo contro Spinelli lo supera con uno scavetto. Ramco è il più lesto di tutti e nei pressi della linea di porta salva il Morrodoro dal tris. Il numero 9 resta a terra per qualche secondo, Costantini dice che non c'è nulla. Al 16esimo però arriva il 3-0 ed è una rete spettacolare nella costruzione. Scambio tra D'Egidio e Sputore da mostrare nelle scuole calcio. Il classe 2004 va a segno per la terza gara consecutiva. Il diavolo gioca sul velluto e dilaga. Sputore viene atterrato all'interno dell'area di rigore, Costantini non ha dubbi. Dagli 11 metri va Covalonox, che non sbaglia e torna a gonfiare la rete dopo un periodo poco brillante. Al 33esimo i Cramellà, dopo un'azione personale, confeziona per Farindolini, che elude la marcatura e batte Spinelli, 5-0. Non c'è pace per l'estremo ospite, che al 40esimo capitola per la sesta volta. Covalonox premia la corsa di Cramellà, che con freddezza realizza il 6-0. Sull'altro versante è immediato il gol della bandiera, autorete di Cozzi che fissa il risultato sul 6-1 finale per un Teramo che continua l'inseguimento alla Turris, vincente anche oggi a Mociano, prossimo avversario dei biancorossi.